Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati ad Anteprima TGN, uno sguardo su quelle che sono le notizie del giorno che poi verranno chiaramente approfondite nel telegiornale che andrà in onda alle 19.15 condotto da Paolo Pirovano quest'oggi. Intanto saluto e ringrazio Marco De Bellis, avvocato giuslavorista ma milanese e commentatore anche, diciamo così, di quello che è la vita cittadina. Buongiorno, buonasera. Buonasera. Allora, una delle notizie che è piombata nelle redazioni è chiaramente l'esito dell'interrogatorio a San Vittore del responsabile dell'omicidio di Rozzano, un interrogatorio che ha come dire, confermato la natura assurda, io direi, di questo delitto, nel senso che il responsabile ha detto che non era per nulla premeditato, l'ho visto e ho deciso che l'avrei rapinato, uscito con un coltello perché la giornata non era partita nel migliore dei modi, insomma tutte scusanti, tutti i racconti che francamente gettano un'ombra inquietante rispetto a quello che può capitare a questo punto senza motivazioni, senza nulla di atteso e di attendibile. De Bellis, insomma, è particolare come cosa. Allora, è una storia tristissima, ovviamente. Il fatto che Vicidia deduca di aver agito d'impulso è una classica strategia difensiva, perché se avesse premeditato ci sarebbe un aggravante importante dal punto di vista penale. Quindi dire che agito d'impulso vuol dire limitare la pena. Certo che una persona che esce con un coltello in tasca e crea una rapina, difficilmente mette in conto che la rapina possa andare male e debba usare l'arma. È una vicenda su cui tra l'altro non si può neanche dire che ci siano delle carenze dal punto di vista della sicurezza, perché è un caso imprevedibile, talmente isolato. Tra l'altro le forze dell'ordine hanno agito, secondo me, anche con celerità, assicurando subito il colpevole alla giustizia. In altri casi viceversa potrebbero esserci dei limiti, perché alle volte la città, inutile di dirlo, è insicura perché mancano presidi, ma soprattutto secondo me manca la certezza della pena. Molto spesso le forze dell'ordine fanno il loro dovere, assicurano il malfattore, questi scopri che avevano una lunga serie di precedenti, e uno si chiede: ma perché è ancora in giro? Come mai non è assicurato alle patrie galere per tutto il tempo necessario per spiare la pena e soprattutto per renderlo innocuo e inoffensivo di fronte ai cittadini? Sì, questo è poi il tema che spesso viene tirato in ballo anche da una parte della politica: la certezza della pena, le carceri che dovrebbero essere di più, perché questa è un'altra tematica che viene spesso sollevata. Poi c'è qualcuno che invece dice: però bisogna cercare di evitare che le carceri siano, come dire, quello che sono adesso alcune carceri, almeno penso a San Vittore, ma non soltanto nel milanese, cioè dei posti dove si stipano in maniera anche brutale determinate persone che poi finiscono per delinquere il doppio quando escono, perché le hai frustrate in maniera incredibile. Per cui c'è una tematica che deve essere sviluppata anche un po' meglio, piuttosto che dire bisogna metterli tutti dentro e quindi bisogna costruire carceri in maniera continuativa, o no? Ma Jacopo, in verità le misure alternative sono tante, appunto che la pena viene scontata molto spesso solo in prima parte. Già le nostre pene sono pene molto miti rispetto ad altri paesi. Oltre un terzo dei carcerati sono stranieri, nei loro paesi di provenienza le pene sono molto più severe, la situazione carceraria è peggio che quella italiana e non ci sono sconti di pena. È chiaro che venire in Italia, dove c'è una incertezza della pena e la certezza di sconti, non è un elemento che porta le persone a disponere nel compiere crimini, secondo me. È stato un gesto occasionale, non era uscito di casa con l'intento di compiere una rapina, e questo è quello che diceva lei, cioè va bene che lo stanno raccontando, ma è anche un modo per evitare la come dire, premeditazione, quindi l'aggravante relativa. Era nervoso, passeggiava, incrocia un ragazzo e incidentalmente decide di rapinarlo. Ecco, però messa giù così, ribadisco il concetto, pone anche, come dire, una paura diffusa, perché se la racconti così e accetti questo racconto almeno in parte, è comunque qualcosa che onestamente
insomma, adesso andare in giro ti viene ancora più paura dopo una cosa di questo tipo, francamente. A Rozzano, guardi, come a Buccinasco, come a Milano, adesso non vorrei criminalizzare Rozzano perché l'hanno già fatto in tanti e non è neanche corretto. No, quello che dice sacrosanto, il figlio della mia segretaria nella stazione, se non sbaglio, di Como, è stato rapinato da uno straniero che gli ha mostrato anche il coltello. Non aveva denaro e rischiava. Io gli ho consigliato di tenere sempre qualche somma di denaro nel portafoglio per evitare conseguenze da finire lì. Però è brutto, è un ragazzino di 17 anni, stiamo parlando. Sì, assolutamente, assolutamente. Oggi parleremo anche di quello che è successo a Milano, e cioè della visita di Mattarella, che è arrivato in città per fare determinate cose, ma ha aggiunto al suo calendario di eventi in programma la commemorazione della strage di Gorla, di cui tutti sappiamo tutto. Ricorre l'80° anniversario il 20 di ottobre, oggi è il 14, ma essendo a Milano Mattarella ha voluto, come dire, anticipare questa commemorazione in modo tale da essere presente anche lui, da poter porre lui la corona commemorativa sotto il monumento che racconta quella strage. Ricordiamolo, era il 20 ottobre del 44, c'era stato un bombardamento aereo, un tentativo di bombardamento aereo sulla Breda di Sesto San Giovanni da parte degli alleati. Non è andato a buon fine l'operazione. Nel tornare avrebbero dovuto scaricare una serie di ordigni, ma centinaia di ordigni già innescati per una questione di sicurezza nelle campagne. Qualcuno ha pensato bene di scaricarli troppo presto e quindi sono piombati su Precotto e soprattutto su Gorla, dove sono morti anche oltre ai dentro ai 614 milanesi che tra Precotto, Gorla e zone limitrofe hanno perso la vita quella mattina, anche 184 bambini di una scuola elementare, la Francesco Crispi. E proprio oggi lì c'è stato, come vedete dalle immagini, lo possiamo vedere, lo vedremo anche nel telegiornale chiaramente, Mattarella che ha presenziato. No, le immagini che volevo chiamare erano proprio quelle di Gorla, più che queste, di queste parliamo dopo. Ecco, queste sono le immagini, vedete Mattarella che in silenzio commemora i bambini di Gorla. È una storia che Milano si porta dentro come una ferita, che anche dopo 80 anni sembra una ferita aperta, De Bellis. Lì tutti si ricordano tutto, anche se non c'erano, perché i racconti sono arrivati fino a noi tranquillamente, anche di prima mano. Sì, 184 bambini, ma anche le 16 maestre, sì. I 4 bidelli, c'era l'operatrice sociosanitaria e una generazione di giovani milanesi, 184 famiglie disperate. Tra l'altro, come ha detto lei, è stato un gesto sconsiderato, scellerato, che non aveva nessuna rilevanza dal punto di vista militare. No. Scaricare delle bombe sulla città, un gesto per il quale non ha mai pagato, non mi risulta che nessuno abbia mai pagato, né chi ha dato l'ordine, né chi ha in modo scellerato sganciato quelle bombe. Sì, sì. Purtroppo nella guerra accadono le cose più terribili e poi nessuno paga. Qui qualcuno avrebbe dovuto pagare. Sì, assolutamente sì, questo è certo. Ci sono anche due sopravvissute che oggi erano presenti all'incontro con Sala, perché c'era anche Sala, c'era Fontana, c'era tutta la politica milanese e il capo dello Stato, che insomma rappresenta tutta l'Italia e non soltanto la città di Milano. Due che all'epoca erano bambine di 7 anni, adesso ne hanno 87 di anni e hanno sostanzialmente sono anche state artefici del fatto che Mattarella fosse lì, perché la chiamata, diciamo così, è arrivata proprio da loro, dalle superstiti che volevano un segno forte per l'80° anniversario. Sentiamo le voci brevissimamente di queste due donne. Il presidente mi ha detto che siamo stati bravi, sì. E io ho detto a lui: è stato bravo ad accettare. Voleva le frecce, e dai, il prossimo obiettivo, Graziella. Le qua? Frecce, no, ma gli mandi giù il messaggio, che mandi giù un messaggio in Quirinale. Della serie, volevo la fanfara, le frecce, tutta una cosa, giustamente, perché ha detto a Treviso hanno fatto così. Qui invece è venuto solo lui come se fosse roba da poco, che in realtà non è assolutamente vero, e dice no, ma non è, gli ho già mandato il messaggio al Quirinale, che è bellissimo, perché effettivamente c'è proprio anche una sorta
non dico innocenza, ma di orgoglio soprattutto, credo, di rappresentare quei 184 bambini che non ci sono più anche. Sì, poi c'è anche un'idea di rapporto diretto con le istituzioni da parte di questa signora anziana che si sente in diritto e ha ragione di poter dialogare direttamente con il Presidente della Repubblica perché vittima di questa grande tragedia. Sì, 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 ha fatto un po' sorridere, ha fatto invece riflettere almeno me, ma credo tanti, la presenza di questa bandiera della Palestina fuori da un balcone che affaccia proprio su Piazza dei Piccoli Martiri a Gorla. In effetti il messaggio lì arriva anche per il contesto che è, cioè c'era una strage da commemorare di bambini, a Gaza sono più di 40.000, stando a fonti palestinesi, i morti da un anno a questa parte per i bombardamenti di Israele, e ce ne sono 11.500 che sono bambini in età scolare, quindi il contesto era quello giusto per chi voleva lanciare questo tipo di messaggio. Poi che il messaggio sia giusto o meno è un altro discorso, però francamente ha colpito molto, no, la presenza di quel vessillo. Sì, è un vessillo, quei morti, quei bambini siano da scrivere al terrorismo, che purtroppo sono tutti figli di quella grande strage che c'è stata il 7 ottobre. Stiamo parlando di terroristi che non esitano a usare come esseri umani bambini, scuole, ospedali e quant'altro. Quindi neanche in mente, oltre ovviamente alla tristezza per i bambini di Gaza, anche un bambino che è stato rapito il 7 ottobre, Kfir Bibas, un bambino ebreo, aveva 9 mesi e che è ancora prigioniero, si può per dire, se si può chiamare un bambino di pochi mesi di Hamas, che ha compiuto il suo primo compleanno nei sotterranei di Gaza ed è ancora in mano ai terroristi. Io prego per lui e per tutti i bambini della striscia di Gaza e della Cisgiordania e adesso anche del Libano, che vengano risparmiati dai bombardamenti e soprattutto che non vengano usati come scudi umani. Sì, in realtà effettivamente poi è chiaro che la guerra è da ripudiare, lo dice anche la Costituzione italiana in tutte le sue forme. È chiaro che il 7 ottobre c'è stato qualcosa di davvero drammatico e scellerato e a tutte le parole che volete voi, poi è chiaro che c'è un anno da lì a oggi in cui insomma possiamo dire che Israele ha un esagerato nella ritorsione nei confronti di Gaza, visti i numeri che sono arrivati a noi, insomma, e tutto quello che si vede dall'alto di Gaza distrutta ormai. Dal punto di vista israeliano non c'è ritorsione. Dal punto di vista di Israele c'è semplicemente la lotta al terrorismo e la volontà di estirpare il terrorismo, che è un po' la fonte di tutti i mali. Non dimentichiamoci che Israele è stato vittima di migliaia e migliaia di lanci da Gaza e dal Libano, lanci che colpiscono indiscriminatamente la popolazione. Gli errori ne sono stati fatti, ma sicuramente da tutte le parti, però non dobbiamo l'aggressore con l'aggredito. Non è una guerra, è una lotta al terrorismo. Hamas e Hezbollah non sono paesi, non hanno un apparato militare, hanno un apparato militare terroristico che non risponde a nessuna regola, a nessuna convenzione di Ginevra, che usura, uccide, fa pezzi i prigionieri dei cittadini indifesi. Va bene, allora facciamo la pubblicità, poi torniamo qui e parliamo di altri dati che sono arrivati oggi, meno sicuramente drammatici rispetto a quelli della guerra, però dati che raccontano comunque un allarme, un'emergenza, che è quella relativa agli incidenti stradali, in particolare li ha resi noti ACI, Milano, e riguardano appunto soprattutto la città metropolitana e la città di Milano, ma anche Monza. Ci sono dei dati che adesso commenteremo insieme a De Bellis dopo la pubblicità.
Dicevamo degli incidenti stradali, sia quelli auto con auto che tutto il resto, visto che ci sono monopattini, biciclette, pedoni, c'è di tutto di più in una città grande come Milano, e chiaramente i dati riguardano anche tutte le incidentalità con categorie fragili, come almeno a livello viabilistico, come sono tutti gli altri rispetto alle autovetture sostanzialmente. Sono aumentati i debellis rispetto all'anno scorso, non in maniera esponenziale, perché parliamo di qualche centinaio di unità, di sinistri in più. Ci sono dei morti in più, perché erano 40 l'anno scorso, sono 47 quest'anno, però c'è comunque un tema che ci fa, come dire, vedere un riavvicinamento delle statistiche al periodo pre-Covid. Questo si sta succedendo, stiamo tornando indietro, De Bellis, rispetto alla sicurezza stradale in qualche modo. Io noto però, mentre abbiamo detto nel penale, purtroppo la certezza della pena non c'è. Per quanto riguarda le violazioni alla circolazione stradale, le patenti le ritirano, quindi le sanzioni ci sono, però quello che manca a mio avviso sono i controlli. Cioè, a Milano ci sono 6.000 multe al giorno per gli automobilisti e 6 per i ciclisti. Questo perché? Perché sicuramente c'è una grande tolleranza per i ciclisti, che io non amo, come ben sa. Sì. Però c'è anche una grande carenza di controllo nel territorio. Jacopo, io sono sicuro che tu sei una persona molto prudente, però quante volte sei stato fermato? Io non sono mai stato fermato, pur essendo prudente, però come fanno a sapere se ho assunto bevande alcoliche o altro? Purtroppo sì. I controlli latitano. Io non vedo, per esempio, in giro dei vigili, i vecchi vigili urbani, che adesso con polizia locale a fare controlli. Non li vedo. Le multe avvengono principalmente in via elettronica, per quelle sanzioni tipiche degli automobilisti che passano, non devono passare, oppure l'area B o quant'altro, ma non per le irregolarità più gravi, potenzialmente foriere di incidenti. Allora, Regione Lombardia, devo dire che ultimamente, negli ultimi mesi, ha promosso, per quanto riguarda l'Interland ovviamente, una sorta di nuovo protocollo a cui hanno aderito vari comuni, per cui fanno pattugliamenti notturni, legati ovviamente, se li fai di notte, soprattutto alla questione dell'alcol test e del controllo che non ci siano matti in giro oppure storditi da chissà cosa in giro. Però effettivamente le multe a strascico a Milano sono quelle che vanno per la maggiore, nel senso, alla fine della fiera le prendi così, le prendi, e ne prendi tante in più rispetto a prima, oggettivamente, questo è vero. Allora, io non vorrei, è una mia sensazione, che spero che ho sbagliata, che ci sia che si privilegi l'aspetto economico, cioè, come dicevi tu, il fatto di monetizzare anziché controllare che la circolazione venga regolarmente. È più difficile, bisogna mettere delle porte sul campo. Sì, però c'è. Cioè, tu quante volte vi. Io ricordo, scusami se ti ho interrotto. Dimmi. Che servizio qualche anno fa, un bellissimo servizio qui in proprio in centro di Francesco Foti, una pista ciclabile. Tu eri in strada a controllare e sei stato testimone di decine di infrazioni da parte dei clienti, e non c'erano solo da sanzionare. No, quello sì, mi ricordo. Era il famoso incrocio, era il famoso incrocio di Corso Monforte, quello. Quello un po' tutto strambo, esatto. E c'era questo semaforo, e c'è questo semaforo con la bicicletta, quindi con il rosso, il giallo e il verde con il simbolo della bicicletta, non c'era nessuno che rispettasse questo, il verde della bici, partivano al verde delle auto, cosa che in teoria era stato separato apposta. Esatto, e non c'era nessuno per controllare, ed era il momento in cui, i primi giorni in cui facevo questo esperimento. Sì, questo è vero. In cui sarebbe stato ancora più necessario. Tu l'avevi rilevato giustamente durante il collegamento. Sì, sì, no, ma questo assolutamente sì. Poi, devo dire la verità, poi bisognerebbe anche capire qual è la responsabilità, se del comune che ha bisogno dei soldi, delle multe per far tornare i bilanci, oppure di un modo di vivere i bilanci comunali che costringe il comune ad avere l'introito delle multe, altrimenti va a finire che non riesce neanche a fare un investimento minimo. Questo, io, bisognerebbe anche capire questo, capire un attimo come gestirla. Sì. C'è la vecchia frase di Andreotti, dicevano, pensa male, peccato, ma per esempio ci si azzecca. Sì, beh, questo sì. A proposito di pensar male, si pensa male spesso di tante razze canine, poi alla fine della fiera sono solitamente i padroni che non sono capaci
di gestirle e che magari le prendono per motivi che vanno anche al di là del fatto che possano essere dei cani da compagnia o da lavoro, ma li prendono perché vogliono fare i bulli del quartiere. A volte capita anche questo. Oggi in regione, proposta di legge da parte del gruppo leghista, quindi sentiremo Anelli, sentiremo Romeo, che viene venuto direttamente da Roma per ispirarsi e fare qualche cosa del genere anche a livello romano. Sentiamo queste voci rispetto a questa stretta che propone la Lega e poi un commento al volo da parte tua. Questo progetto di legge si pone l'obiettivo di normare l'acquisto di alcune razze di cani, che sono dei cani che di una determinata taglia e che potrebbero, se non con il giusto addestramento, creare anche situazioni di pericolosità. I canili sono saturi di determinate tipologie di cani, che sono cani che, se non gestiti correttamente, possono dare dei grossi problemi, e inoltre sono cani difficilmente ricollocabili. Quindi noi ci teniamo in modo particolare a mettere l'accento sul benessere dei cani, oltre che chiaramente la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana. E far sì che i proprietari acquisiscano la consapevolezza che serve, soprattutto quando si prendono dei cani che sono cani con delle caratteristiche particolari che possono anche essere in certi casi aggressive. È vero che nei canili ci sono una marea di pit e incroci con pit e sono molto poco adottabili, francamente, perché poi nel momento in cui arrivano lì sono molto suscettibili, diciamo, ma per loro natura bisognerebbe saperli gestire. C'è questa storia del patentino De Bellis, che qua, insomma, prendi un foglio di carta ma serve a poco e niente, più o meno, no? Così, allora, com'è. Come è gestito adesso non serve a nulla. Io devo dire che ho un'amica che ha adottato, penso si tratti, un American Bulldog, quindi un cane veramente grosso, sì, preso in canile, e questo cane è buonissimo. Sì. Fa un po' impressione quando ti viene vicino e quando schiaccia, e quando chiude le mascelle con in mezzo l'osso nella bistecca, perché dice, se ci fosse il mio osso sarebbe una certo, brutta cosa. Certo. Viceversa, le mie figlie hanno un cane molto aggressivo, però un chihuahua non fa molto danno. Sì, no, assolutamente, però il concetto è anche lì. Devi saperlo gestire un cane, se pesa, adesso l'American Bulldog credo che vada su dai 40 in su, se pesa quella roba di 30, 35, 40 che sia, insomma è una bestia particolare, non è un chihuahua aggressivo lo gestiamo, questo qui. Allora, sono d'accordo, sono cani pericolosi, secondo me per l'incolumità pubblica è bene che i proprietari siano culturalmente preparati, abbiano un background culturale. Peraltro anche qua ci sono già delle norme che molto spesso vengono disattese, per esempio quelle di girare col cane al guinzaglio e soprattutto con la museruola. Sì, certo. Perché questo, il cane delle mie figlie è un cane talmente capito che, essendo piccolo, va a stuzzicare i più grandi, che se non hanno la museruola ovviamente ne fanno il suo boccone. Certo, assolutamente. D'altronde poi c'è anche il tema, secondo me, di capire un attimo, per quanto riguarda alcune razze, se è il caso di continuare a fare in modo che vengano adottate da persone che non hanno appunto il patentino, perché francamente poi c'è gente che prende queste razze di cane così perché vuole fare un regalo al figlio, poi dopo 2 mesi sono di nuovo in canile. Nel momento in cui reiteri il prenderli, mandarli fuori, riportarli dentro il canile, fuori, dentro, pure noi avremmo delle difficoltà a gestire la rabbia in un caso di questo, di figurarsi un cane che non ha come dire, l'intelletto nostro, insomma. E figuriamoci un cane grosso, un certo, cane già portato, un cane pugnace. Esatto. Sì. Va bene, grazie De Bellis, siamo in chiusura. Dimmi. No, dica. Grazie. Dica. No, sicuramente responsabilizzare i padroni è un primo passo. Sì, assolutamente, si deve partire da quello, certamente. Grazie De Bellis, grazie davvero. Buon pomeriggio, buonasera. Alla prossima. Anteprima TGN termina qui, l'abbiamo detto, il telegiornale con Paolo Pirovano alle 19.15. Prima però c'è lo sport con Anteprima Nova Stadio. Michele Marchetti qui tra pochissimo. Buona serata.